Allora, ben ritornati cari telespettatori. Noi torniamo a puntare l'attenzione su un prodotto molto importante per la nostra alimentazione che richiede un po' di consapevolezza in più. Consapevolezza sia sul consumo che anche sull'esacerbato non consumo che alcuni hanno protratto nel tempo e non fa bene alla salute, ovvero la carne. Ne parliamo con il direttore di Azove, Giuseppe Borin, grazie di essere tornato qui con Grazie noi. a voi. E vediamo di fare un po' di chiarezza, una corretta informazione per la carne bovina e sottolineiamo di qualità, che è un aspetto molto importante, parlare di qualità. Di quale carne bovina stiamo parlando? Beh, noi siamo un'organizzazione di produttori, siamo presenti sul territorio della Regione Veneto oramai da oltre 40 anni. E controlliamo 150 allevatori soci che seguono i nostri disciplinari di produzione, sono seguiti dai nostri veterinari e alimentaristi e quindi producono un prodotto di eccellenza. Noi stiamo notando che oramai da anni siamo di fronte ad un continuo calo, ad una continua diminuzione nel consumo delle carni rosse. Tutti voi saprete, avrete visto le campagne mediatiche dell'autunno scorso, ma non solo, anche nelle ultime settimane. Basta accendere qualsiasi televisione, qualsiasi talk show e si vedono immagini raccapriccianti, si parla di consumo di carne, di effetti negativi che questa può produrre. Noi siamo sicuri di quello che facciamo, ovvero del prodotto carne di qualità che esce dagli allevamenti dei nostri soci. È importante che i consumatori abbiano consapevolezza nel consumo di carne e possano saper individuare la carne, tra virgolette, di qualità presente sul territorio, punti vendita che possono essere dettaglio tradizionale o grande distribuzione. In questo abbiamo sviluppato con la Regione Veneto un progetto, ad esempio, che si chiama Qualità Verificata. È una legge regionale del 2001 che prevede un rigido disciplinare di produzione dove il benessere degli animali è al centro proprio dell'attività di allevamento, l'alimentazione fatta a base di cereali per una percentuale elevata, il non uso di cortisonici e uno spazio a disposizione degli animali perché possano stabulare liberamente. Questo è un sistema quindi che assomiglia a un percorso di qualità che può fregiarsi di altri marchi, quali le DOP, l'IGP. In questo caso non è DOP, IGP, ma è una qualità verificata perché c'è un sistema di autocontrollo interno che poi viene verificato da dei tecnici di parte seconda esterni. In questo modo noi riusciamo a comunicare al consumatore una caratteristica del prodotto. Gli sforzi e la collaborazione che abbiamo instaurato con un importante gruppo della distribuzione che opera nel nord-est, ma anche in altre regioni quali la Puglia oppure la Campania, riusciamo ad avere su punto vendita i prodotti confezionati con il marchio qualità verificata. Ad esempio sul sito internet di Azove, entrando si possono vedere tutti i processi, si può prendere visione del disciplinare di produzione, ma ci sono anche i punti vendita presso i quali è possibile trovare queste carni. Quindi questa è una istruzione concreta operativa. Noi siamo della Regione Veneto, abbiamo a cuore l'attività dei nostri allevatori perché devono trarre reddito, ma abbiamo a cuore anche il benessere dei nostri concittadini consumatori. Quindi se riusciamo a far coincidere queste cose, credo sia nell'interesse di tutti. Diamo una mano all'economia complessiva, però diamo anche al consumatore un prodotto di assoluta qualità. Allora, poi parleremo sempre relativamente al calo, i vari componenti, i vari fattori che entrano in gioco, anche un discorso di concorrenza straniera, riconoscibilità, eccetera. Certo. Però io vorrei soffermarmi una cosa che lei ha detto: non vengono qualità della carne verificata, controllata, non cortisonici, per Certo. esempio. Controllo poi peraltro anche della presenza di antibiotici. Questo è un altro aspetto che sta molto a Sì. cuore anche al consumatore, specie se è un consumatore in giovane età. Cosa vuol dire no cortisonici? Vuol dire che gli animali che vengono venduti con l'etichetta qualità verificata non hanno visto cortisonici durante la loro vita. Cosa comporta invece l'averli visti? Averli visti i cortisoni, ovviamente parliamo di trattamenti sanitari consentiti dalla legge, Certo, quindi sì. come qualsiasi persona quando ha un problema sanitario può utilizzare un farmaco, in questo caso è un farmaco che può essere usato per la cura di determinate patologie. Nel caso specifico, se detto, non li utilizziamo. Però come gruppo Azove
ad esempio l'anno scorso abbiamo fatto in collaborazione con lo zoo profilattico e con l'università uno studio per verificare la possibilità o le tecniche di gestione delle prime fasi di allevamento che portino ad una minor uso di antibiotici. Oggi questo è un tema molto sentito, a livello europeo c'è una richiesta di riduzione complessiva proprio per ridurre il problema dell'antibiotico resistenza, perché poi continuando ad utilizzare antibiotici arriveremo a un punto in cui, nel momento in cui ci fosse necessità dell'antibiotico salvavita, non fa più effetto. Esatto. E quindi lo sforzo è anche in questo caso di gestire la mandria degli animali in modo corretto per evitare che ci siano delle morbilità, soprattutto nelle fasi di inserimento, e che queste possano dare poi portare alla necessità dell'uso dell'antibiotico. Sì. Un ultimo, un inciso, adesso non per parlare, però in termini concreti, rispetto ad altre specie dove le patologie richiedono trattamento, il trattamento viene fatto di massa. Nel caso del bovino, trattandosi di animali grossi, cioè quindi abbiamo animali di dimensioni, non viene mai fatto un trattamento generalizzato a tutta la partita o a tutti i capi che sono in allevamento. Dovesse esserci la necessità, viene fatto un solo, viene curato il singolo animale. E quindi è molto più mirato l'azione di uso del farmaco. E questo consente di avere poi altri animali che invece non hanno avuto la patologia e che quindi possono essere venduti, portati a macellazione, le carni vendute senza il carico di questi farmaci. Ecco, adesso lei purtroppo di fatto ha aperto le porte a una questione che preoccupa molti di noi, ma relativamente a tantissimi prodotti. Ci sono prodotti che vengono da certe aree che sono verificate, controllate, in base a una consapevolezza che voi avete raggiunto, a un'applicazione e anche un investimento importante, perché poi per fare queste cose qui, anche quando parleremo poi del benessere animale, qui certo, molti hanno chiesto delucidazioni più importanti quando ne abbiamo parlato la volta scorsa con il Presidente, quindi ci sono determinate prese di posizione e avete ottenuto questo. Ma il cittadino e il consumatore dice: benissimo, a me sta bene questo, mi induce anzi ad avere un consumo più tranquillo di carne, nei modi dovuti ovviamente, non a ogni giorno un chilo di carne, ma dopo lei ci dirà anche le quantità consigliate. Ma come facciamo noi cittadini a capire che quella carne, al di là della qualità verificata che le dice che c'è, però voi che cosa consigliate? Cioè, già in Veneto, andando nel sito di Azove, un cittadino può vedere dove può trovare la carne qualità verificata. E quindi già là si fa una... Già qua ha la possibilità di scegliere, va dentro, trova qualità verificata, c'è di mezzo la Regione Veneto che ha fatto il disciplinare, c'è un organismo terzo che è il CSQA che fa i controlli, ci sono i nostri allevatori che rispettano i disciplinari, quindi questo è già un elemento molto importante. E qui parliamo di scottona, cioè è un prodotto carne di eccellenza, perché parliamo di bovino adulto, femmina, che quindi ha delle dimensioni come dimensioni del taglio anche anatomico più contenute, ha una marezzatura diversa e ha un sapore anche migliore. Ecco, qua migliore. Vediamo l'etichetta, tipo Azove carni, no? Sì. E lì è chiaro, io ho sentito Azove, vedo Azove carni, ci siamo, sì. Però io non l'ho mai visto in una grande distribuzione. Ci sta, è un grosso lavoro che si sta facendo, perché la carne fino ad oggi è sempre stata considerata come un prodotto indifferenziato, cioè si vende, c'è l'animale, poi c'è la macellazione, le mezzene, i quarti, i tagli, si arriva appunto a vendita, la fettina, film che chiude la fettina, però è difficile, c'è sempre il nome del distributore, cioè del supermercato, ma difficilmente si trova il nome del produttore. Allora, stiamo lavorando a livello nazionale per un sistema di qualità nazionale da dover poi veicolare su tutto il territorio, però già oggi ci sono degli elementi che il consumatore può prendere in considerazione. Se legge l'etichetta su tutte le carni confezionate e anche in macelleria, dove non c'è il prodotto confezionato, però deve esserci comunque un foglio o sul banco o appeso che riporta le informazioni obbligatorie. Ricordiamo che la carne rispetto ad altri prodotti già dal 2000 con il regolamento 1760 è sottoposta all'obbligo di etichettatura obbligatoria.
Su questa etichetta obbligatoria noi dobbiamo poter leggere 5 informazioni. Le 5 informazioni sono: io ho portato degli esempi, però non so se si possono vedere. Allora, provi a girare a favore di camera e vediamo fin dove riusciamo a stringere e a leggerlo praticamente in quello che c'è scritto. Eccolo qua, perfetto. Ecco, questo si per vede, esempio è un'etichetta di un prodotto confezionato in un supermercato. In questo caso noi vediamo, la prima informazione è il lotto, cioè è un numero attraverso il quale si riesce a risalire alla marca auricolare, quindi all'animale. Eccolo qua, fermo là, perfetto, se fermo fiamo benissimo. Eccolo qua. Poi lotto. Abbiamo una seconda informazione, in questo caso dice nato in Irlanda, allevato in Irlanda, macellato in Irlanda, sezionato in Irlanda. Ecco, in questo caso il consumatore, se legge tutte queste informazioni, sa che sta acquistando un prodotto completamente irlandese. Okay? Se ne prendiamo un'altra, per esempio questo, ha le stesse informazioni, c'è un lotto, nato in Francia, allevato in Francia, macellato in Francia. Anche qui abbiamo un prodotto completamente che proviene dall'estero. C'è okay. Scritto quindi tutto proveniente dall'estero. Tutto proveniente dall'estero. E sappiamo che è Francia, poi uno fa le proprie considerazioni. Poi uno fa le proprie considerazioni. Quello che invece a noi interessa e che quindi è un elemento, un'istruzione per il consumatore, questo per esempio è una vaschetta di QV, qualità verificata. Allora, eccola, eccola qua. Su questa etichetta noi troviamo come informazione il logo, quello lì sulla destra che lei ci ha il logo è questo, sì, che è un'etichetta dove si dice qualità verificata e marchio che identifica il prodotto, però poi c'è sempre l'etichetta con le indicazioni di legge che sono queste. In questo caso noi troviamo che l'animale è nato in Francia, allevato in Francia-Italia, macellato in Italia, sezionato in Italia. Quando diciamo che è allevato Francia-Italia vuol dire che il ristallo arriva dalla Francia, ma che poi ha fatto almeno 6-7 mesi negli allevamenti dei nostri soci, quindi sul territorio. Perché è importante questo? Quindi per noi il consumatore, per avere maggiori certezze, deve ricercare nell'etichetta che ci sia allevato almeno in Italia. Poi c'è una fase successiva dove abbiamo prodotti anche nato in Italia, allevato, macellato e sezionato in Italia e sono i giovani bovini che provengono dagli allevamenti italiani. Però la produzione è limitata, la grande quantità di carni che noi troviamo normalmente nei supermercati proviene da soggetti francesi, sono giovani vitelli che di razze pregiate da carne, che stanno al pascolo per il primo periodo con la madre sul massiccio centrale della Francia, poi all'età di 8-9 mesi vengono portati in Italia. Quindi un percorso iniziale al pascolo, il percorso di completamento per 6-7 mesi fatto in Italia, nei nostri allevamenti, con le professionalità, con le tecniche, con gli alimenti che provengono dalle stesse aziende agricole, quindi questo è un elemento di assoluta garanzia per il consumatore. Per cui ecco, anche se non abbiamo ancora delle etichette particolarmente evidenti, però un passaggio importante che il consumatore può fare leggendo l'etichetta è vedere se è stato allevato in Italia. Ecco, però c'è un altro passaggio ancora che le chiedo. Qui stiamo parlando di Azzove, stiamo parlando di Veneto. Sì. Che differenza c'è tra allevato in Veneto e allevato in Campania, magari nella terra dei fuochi, tanto per fare questo cioè, è rilevante. Ecco, nel caso del QV, fatto un estremo, però sì, perfetto. Nel caso del QV noi abbiamo un tabellone dove c'è scritto allevato in Veneto, quindi già questo mi dà un elemento in più, mi dice è stato allevato nella nostra regione. Poi diciamo che il Veneto è una regione che ha ancora una grande tradizione per quanto riguarda l'allevamento bovino da carne, copre il 25-30% della produzione nazionale, quindi c'è, Veneto è ricco di allevamenti, è ricco di industrie di macellazione, quindi è facile che ci sia un prodotto che arriva dalla stessa regione. Ci sono altri territori della regione, del paese, che non hanno analoga esperienza, quindi l'attività di allevamento è molto
inferiore, più contenuta, però direi che complessivamente a livello di paese Italia le norme sanitarie, la presenza del servizio sanitario sono un elemento importante, danno delle garanzie, molto di più rispetto alle carni che provengono da altri paesi. La stessa Europa, pur avendo delle norme comuni, non dappertutto c'è un servizio sanitario come ce l'abbiamo noi. Se poi andiamo su carni che provengono da paesi extra europea, allora lì le condizioni sono ancora completamente diverse. Non parliamo di Argentina, Brasile o certo. altri paesi. Sistema Cuvi, dire ancora non se ne parla mai. Chiedeva un telespettatore cosa vuol dire il sistema QV e non se ne parla mai, quindi non lo conosce. Allora, il sistema QV dicevo, è una legge della Regione Veneto, risale al 2001, poi è stata modificata e comunque è entrata in vigore da 2 o 3 anni, sono stati predisposti dei disciplinari di produzione per la carne bovina, per il latte, per l'ortofrutta. E ci sono altri settori che si sta muovendo. La Regione aveva fatto una campagna di lancio nel 2014, nel 2015 noi abbiamo lavorato e, come dicevo prima, siamo presenti in questi supermercati, ipermercati. Ecco, però forse i telespettatori, i consumatori, non sono a conoscenza di questa riconoscibilità di marchio ed effettivamente... È perché per far riconoscere un marchio c'è bisogno di investimenti pesanti. Cioè, quando noi parliamo di altre realtà che hanno dei marchi, Grana Padano piuttosto che un Barilla, cioè fanno degli investimenti molto molto importanti per arrivare ad essere presenti sul territorio, perché giustamente il consumatore, se non vede una pubblicità, una comunicazione, non capisce neanche, non ho mai sentito nominare, non lo sa, neanche di cosa certo, si tratti. Non si rende conto. È uno sforzo che stiamo facendo, ad esempio, con i piani di sviluppo rurale, con dei finanziamenti per fare delle attività di comunicazione. Certo che la carne rossa fa male se mangiata in grandi quantità. Qual è il limite settimanale in grammi? E poi, se al forno e non barbecue, fa male lo stesso? Fabrizio da Padova. Allora, già dicevamo che la carne è un elemento importante, perché apporta tutta una serie di elementi nutritivi che in altri prodotti alimenti non si trovano. Gli organismi scientifici mondiali, cioè sia lo IARC che altri, raccomandano un consumo tra virgolette moderato di carne, indicando in 500 grammi alla settimana la soglia. Io dicevo prima, i consumi in Italia siamo scesi adesso a 18,6 kg pro capite per anno, che è un po' più alta rispetto alla media europea, anche perché ci sono paesi che sono entrati dopo e che quindi consumano meno perché le abitudini, il maiale, eccetera. Quindi la media... Stiamo dicendo carne bovina? Carne bovina stiamo parlando. 500 grammi alla settimana. Oggi la media nazionale è su 350 grammi, quindi siamo abbondantemente al di sotto della soglia raccomandata dallo IARC come limite. Quello che è importante è una razione equilibrata, quindi una varietà di alimenti, non fermarsi solo ed esclusivamente su un tipo di alimento. È importante che la carne sia di qualità, quindi abbiamo ragionato adesso per dire esatto. Quali sono gli elementi che ci portano a distinguere la carne di qualità. E è importante anche il modo di cottura, ha detto bene il consumatore, perché uno degli elementi che incidono negativamente è proprio la cottura, ad esempio alla brace, cioè laddove si arriva ad avere la bruciatura della carne, questo è un elemento fortemente pericoloso. Meglio è una cottura, meglio se al forno piuttosto che... O non bruciacchiata. Non bruciare la carne, questo è un elemento importante, ma è importante per qualsiasi alimento. Qualsiasi alimento. La bruciatura è una forma di cottura che non fa va male. Bene. Allora, torniamo su questi temi, andiamo in pubblicità rapidamente e poi siamo con voi.